Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Questo sarà un video svuota spesa Natura Sì. L'altra volta su Instagram vi avevo accennato che dovevo passare da Natura Sì, però non vi ho fatto vedere che cosa ho comprato perché volevo fare appunto un video dedicato. Mi fa un po' effetto stare davanti alla fotocamera perché comunque è da un po' che non giro un video di questo genere, sia perché ci sono state le vacanze, sia perché qua sopra stanno costruendo un grattacielo. Speriamo di riuscire a girare questo video senza intoppi. Da Natura Sì io non vado spessissimo, però ogni tanto capita che io vado a fare un giretto per vedere diciamo che cosa c'è di nuovo. E devo dire che spesso ci sono delle offerte che non mi dispiacciono affatto. Alcuni prodotti secondo me sono molto cari, infatti trovo le stesse cose o simili da Prozis sul sito, però a volte per comodità, perché comunque mi trovo nei paraggi, vado da Natura Sì e prendo qualcosa. Vi faccio vedere come sempre la busta di Natura Sì, perché non lo so, a tutti piace vedere le buste dei supermercati, dei posti dove vado. Secondo me non credono che io vada a fare la spesa veramente e prendo i prodotti lì, non lo so, perché altrimenti questa cosa io non me la spiego. Comunque, iniziamo subito, vi faccio vedere la prima cosa, che purtroppo è una cosa che si è distrutta e sono molto dispiaciuta. Ovvero questa qui, questa base per pizza integrale che si è spezzata, come vedete. Cioè, ho fatto tanto per non farla rompere e poi arrivo a casa e la trovo distrutta. Vabbè, poi comunque tanto condita, messa in forno, cioè chi se ne frega, no? Buon Bio, base per pizza integrale biologica con olio extravergine di oliva. Vabbè, poi qui ci sono ingredienti, valori nutrizionali e tutto. Comunque da Natura Sì ci sono tante basi per pizza. Io ancora devo provare la pizza Rima, che è tanto decantata, ma io ancora non l'ho provata. Quindi prima o poi dovrò decidermi a fare questo ordine e prendere questa pizza Rima. Di solito non prendo mai queste basi per pizza perché costano un casino di soldi da Natura Sì. Questa era in offerta, poi vi lascerò i prezzi anche se riesco. Quindi mi sono decisa e l'ho presa, però forse non era tanto in offerta, non mi ricordo. Questa cuoce in forno 220 gradi 10 minuti. Comunque se riesco faccio un What I Eat in a Day, oppure un vlog, insomma, oppure su Instagram e vi faccio vedere come la condisco e come la faccio, insomma. Perché in realtà non lo so neanche io, quindi poi è una cosa che mi viene sul momento, decido di mettere qualcosa, dipende anche da quello che ho nel frigo. Comunque proveremo insieme questa pizza e vedremo un po' com'è. Secondo me il sapore non sarà proprio granché, però... Ho preso qualche biscotto, strano perché io non mangio mai biscotti. Quelli che mi hanno colpito maggiormente questa volta sono stati questi qui. Le merende semi-integrali. Io vado molto a simpatia, cioè tipo vedo il pacco, se mi ispira me lo prendo. Anche il prezzo. Semi di chia, canapa e zucca, ricco di fibre, con farina di grano tenero di tipo 2. La farina integrale di tipo 2 è quella semi-integrale, quindi diciamo per chi non è abituato un po' all'integrale, questa diciamo che è un'alternativa, che è un po' meglio diciamo di quella bianca, però farina di tipo 2. Io prediligo molto di più la farina tipo di farro, di Kamut, questa integrale, però vabbè, io mangio pure le cose fatte con la farina 00, quindi di che parliamo. La marca è La Città del Sole, mai sentito dire. 6 porzioni, quindi saranno suddivise, sì, 6 porzioni da 2 biscotti. Poi vabbè, qua c'è la tabella nutrizionale, vi lascerò tutte cose. Gli ingredienti io li ho letti e non sono per niente male, perché abbiamo appunto la farina di grano tenero di tipo 2, poi abbiamo olio di girasole, zucchero di canna, sciroppo d'orzo maltato, poi vabbè, vari semi. Insomma, non sono male. Purtroppo ragazzi, io non riesco a fare a meno dei biscotti. Un biscotto, due biscotti, col caffè, col latte, io lo devo avere, cioè ci deve essere il biscotto. Ma sì, ogni tanto, poi ho ripreso la palestra, quindi vabbè, si può fare. Questi non li ho mai provati, comunque vabbè, li vedrete sicuramente in qualche video su Instagram, foto su Instagram, storia su Instagram, su Instagram. Altri biscotti che mi hanno ispirato sono questi qui. Questi sono Maxi Cereal e sono praticamente biscotti biologici con fiocchi di farro, dolcificati con sciroppo di mais. Farina di farro integrale 42%, fiocchi di farro bio 23%, poi abbiamo lo sciroppo di mais, l'olio di girasole, bevanda di riso, ottimi ingredienti. Se guardiamo la tabella nutrizionale per biscotto, non sono affatto male rispetto a tanti altri biscotti. Quindi io in realtà con questi potrei sentirmi meno in colpa. Però io vi dico la verità, io li ho presi perché erano questi biscottoni giganti. Io quando vedo biscottoni giganti, non lo so, mi fanno simpatia. Che poi dovrei mangiarne tipo uno o due e poi finisce che mangio tutto il pacco, vabbè, ma quelli sono dettagli. L'unico pacco che non era distrutto era questo qui, però sto vedendo che si stanno distruggendo anche questi, perché io quando trasporto la spesa faccio un casino, ovviamente, come ho distrutto la pizza integrale, si stavano distruggendo anche questi, però vabbè. Sempre ambito merende, ho preso i plum cake. Io adoro i plum cake, ultimamente ho preso quelli integrali all'MD, che sono squisiti.
si usa dire squisiti o è una parola tipo ormai obsoleta. Non posso entrare da NaturaSì e non prendere delle merende, cioè le avrei prese tutte, però per adesso non posso. In sostanza, stringendo, ho preso questi plum cake al farro integrale. Forse erano quelli meno peggio come ingredienti e tutto. Poi vabbè, sono sempre merende che potremmo anche evitare di comprare, lo so, non mi venite a scrivere poi che non si mangiano le merende, c'è lo zucchero comunque, c'è il dolcificante, acidi grassi, questo e quel. Raga, lo so, ma me ne frego. L'unica cosa che non sopporto di queste merende è che praticamente costano un casino di soldi e sono 4. 4 plum cake, ma cosa ci devo fare io con 4 plum cake? Però vabbè, me li farò bastare. In realtà il pacco, quello dell'MD, ancora è mezzo sano. Anche se a volte mangerei tutto il pacco, però riesco a limitarmi stranamente. Quindi vabbè, i plum cake sono la mia merenda preferita e li prendo sempre integrali, al farro, di tutti i tipi, in sostanza. Se avete provato questi plum cake o altre merende da NaturaSì, scrivetemelo, consigliatemi qualche merenda buona. Io già ve ne ho parlato altre volte, tipo le crostatine quelle al farro, oppure le tortine quelle al limone, che sono buone. Però se c'è qualcosa di più sano, magari, fatemi sapere. La disperazione di cercare dolci sani. Impossibile. Nel reparto cereali stavo cercando qualche cereale, qualche muesli, qualcosa di nuovo. L'altra volta vi ho fatto vedere del muesli che era fantastico, buonissimo all'avena, e quello l'avrei voluto riprendere, però poi ho detto vabbè, cambiamo sempre le stesse cose. E praticamente l'occhio mi è caduto su questi cereali, che sono praticamente degli anellini con miglio, e mi ha colpito molto la forma perché erano appunto tipo questi anellini un po' strana che non avevo mai visto. Cioè, non è che non avevo mai visto, però diciamo che di solito prendo il muesli, questi erano diversi, ho preso questi. 250 grammi, questo è un pacco da 250 grammi ed erano in offerta, per questo li ho presi, perché erano in offerta. Adesso non capisco perché ci sia stampato un cervo, no, che cos'è, uno stambecco, boh, non lo so, si parla di miglio, boh. Ottimi da gustare nel latte e nello yogurt, poi abbiamo farina di riso, sciroppo di mais, miglio, 5%. Tanto, però non sembrano malaccio, secondo me non hanno sapore, però vabbè, questo ve lo saprò dire poi più in là, quando li proverò. Però che sono carini, proprio questa forma troppo carina. No, si vede che io prendo le cose perché sono molto sane, oppure perché proprio leggo la tabella, i valori nutrizionali, gli ingredienti, non perché magari vedo stampato questa cosa qua, vedo questi così rotondi e dico, ah, che sono carini, me li prendo. Vabbè, comunque, li proveremo insieme. Poteva mancare una bevanda vegetale? Ma ovviamente no. Il problema è ogni volta quale prendere, quale bevanda io non ho provato. Alla fine non lo so perché, ah sì, pure perché era in offerta, ho preso questa qui, che è quella all'avena. Però questa qui, a differenza delle altre, è quella col calcio. Poi è vegana, 14% di avena, spring water. Perché spring water? Comunque senza zuccheri aggiunti. In sostanza, non lo so, era in offerta, poi questa cosa che c'era avena con il calcio, eccetera, mi ha ispirato un po' e ho detto vabbè, proviamo questa bevanda qui, anche perché io all'avena non la prendo molto spesso. L'ho presa una volta e faceva schifo, quindi perché l'ho presa di nuovo non lo so, però vabbè, questa è da provare, è una marca diversa. Gli ingredienti sono ottimi e spesso questo non succede nelle bevande vegetali, perché noi troviamo come primo ingrediente lo zucchero ed io le compro lo stesso, anche se c'è il primo ingrediente, il secondo ingrediente lo zucchero. No, perché il primo è sempre l'acqua e poi c'è zucchero, insomma, queste cose. Qui invece noi abbiamo acqua di sorgente, tra l'altro, avena 14%, olio di semi di girasole, olio di semi di cartamo, vabbè, insomma, quello lì, alga marina, sale marino, insomma, senza zuccheri aggiunti, l'abbiamo detto, ok, perfetto, ci siamo, tutto perfetto. Il problema sarà appunto il gusto. Sarai buono o farai schifo? Lo scopriremo più in là. Anzi, ragazzi, veramente consigliatemi qualche bevanda, perché io, a parte sempre le stesse cocco, riso, non lo so, quella alla nocciola è buonissima, nocciola, riso e mandorla. Mandorla senza zucchero mi fa schifo. Questa bevanda è un problema, mi prendo il latte parzialmente scremato e siamo a posto. Molti di voi, se mi conoscono un pochino, sapranno che mi piace fare l'aperitivo, quindi ho preso degli snack salati per non mangiare le solite noccioline o i taralli. Ho preso queste qui, Bio Rice Chips. Queste però sono quelle al chili, io amo il piccante, quindi queste saranno buonissime. Vabbè, praticamente sono delle gallettine di riso piccanti, però siano davvero piccanti perché altrimenti non sapranno di niente, perché di solito le gallette di riso non sanno di niente. Questa è una porzione, sono 40 grammi, per porzione praticamente abbiamo 30 grammi di carboidrati. Vabbè, poi non contengono un cavolo, quindi vabbè, certo, gallette di riso, che cosa volete che contengano? Però dai, anche come snack da viaggio, oppure non lo so, andiamo da qualche parte, anche all'università, per chi studia. Anche se come snack io preferisco sempre le cose dolci, ogni tanto un'eccezione la possiamo anche fare.
Altra cosa che ho preso, che di solito è una cosa che io non prendo mai, però non lo so, passavo, cercavo qualcosa di sfizioso e ho trovato questa qui, che è una bio maionese di riso al curry. E non vi nego che la cosa che mi ha colpito è il fatto che fosse al curry. Io amo il curry, se non si fosse capito. Quindi niente, di solito io utilizzo le salse, quelle di Prozis, soprattutto quella barbecue. Poi ho trovato anche una maionese light, tipo un po' più dietetica da LMD, cioè comunque tra virgolette light. E niente, questa è di riso e al curry, cioè proviamola. Come ingredienti troviamo infatti olio di girasole, acqua, farina di riso, senape, curry, aceto di vino, aceto di mele, zucchero grezzo di canna, poi vabbè sale, addensante, succo di limone. Non lo so, secondo me come alternativa alle solite salse o comunque per non mangiare sempre le solite cose, da accompagnamento questa ci può stare. Spero che il sapore sia buono e che non sia sdegnosa, che non faccia schifo, però non lo so, sembra un dentifricio. Se volete vedere comunque come utilizzo questa maionese o come utilizzo comunque tutte le altre cose che ho comprato, lasciate un like a questo video. Vabbè, ve le faccio vedere lo stesso in realtà, però ve lo volevo dire così. Ho preso anche delle patate dolci che non vi farò vedere perché non ha senso andare a prendere le patate per farvele vedere. E i doppi sensi volano sempre nei miei video, comunque. Le vedrete prossimamente in azione in qualche video. E non dico altro. In totale diciamo che ho speso una ventina di euro e questo perché comunque molte cose erano in offerta. Ho visto altre cose che andrò a prendere più in là. Se volete vedere invece qualche altro video svuota spesa di qualche supermercato particolare con qualche prodotto particolare, scrivetemelo nei commenti. Io di solito vado all'MD, Lidl, questa è la prima volta che faccio un video diciamo svuota spesa dove faccio vedere dei prodotti di natura sì. Però volendo potrei farlo anche di qualche altro supermercato. Ma non parlo solamente di discount, magari se volete vedere cosa posso prendere in un supermercato un po' più costoso. So che a molti non gliene fregherà niente e diranno vabbè non ce ne frega niente di quello che prendi nei supermercati. Però c'è chi interessa e io lo faccio per loro il video. Vabbè ragazzi, ora chiudo qui il video perché oggi sono in vena di chiacchiere, altrimenti questo video sarà eterno e continuerò un po' ad essere logorroica sulle storie su Instagram magari. Mi raccomando ragazzi, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, lasciate un like, ve lo ridico di nuovo, seguitemi su Instagram e come sempre vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!